una cornice di valori, una capacità di guardare soprattutto nel momento in cui c'è un congresso alla sottoscrizione di un grande progetto, di un programma che guarda ai contenuti, guarda cioè a delle strategie che sono parte integrante di una storia anche quella cittadina di Varese. E io ho avuto modo, insomma, oggi di assistere ad un confronto veramente interessante e importante. Credo però che nello stesso tempo, applaudendo a questo congresso e sostenendo questa fase di democrazia ulteriore che Lara ha voluto sottolineare, credo che sia importante però evidenziare alcuni aspetti. Noi abbiamo un paese lacerato, abbiamo un paese che è in pieno conflitto, abbiamo una situazione che guarda ad una crisi drammatica, devastante, al di là dei numeri che ci vengono propinati da certa demagogia, da certo populismo di chi oggi vuole interpretare un'azione di governo. Questo purtroppo è un paese in decrescita, non è un paese in crescita, perché le politiche che si stanno attuando sicuramente non sono quelle più idonee, quelle più efficaci per realizzare la condizione di portare a casa gli obiettivi. Noi abbiamo un'ossatura produttiva che riguarda la piccola e media impresa e credo che Varese sia, come dire, un modello di riferimento per questo tipo di capacità di reagire. Una piccola e media impresa che è sempre di più attanagliata dal livello della tassazione, dal livello della burocrazia, dalla mancata capacità di guardare ad un orientamento che la sostenga e che realizzi la condizione di darle dimensione ma soprattutto forza, soprattutto perché in Europa oggi ci sono opportunità straordinarie, ma come molti di voi sanno si stanno riscrivendo le regole di una politica commerciale internazionale che andrebbe colta, che andrebbe verificata, che andrebbe studiata, che dovrebbe essere capace di in qualche modo sostenere questo processo. Ma quei valori di cui parlavo secondo me sono alla base di una fase come questa, valori che in qualche modo costituivano nel 1994 la vera spinta, ecco Maria Stella Gelmini, la salutiamo con un applauso. Abbiamo necessità di riprendere il contatto con le nostre realtà, con la nostra gente, con la nostra comunità, con il nostro popolo. Abbiamo necessità soprattutto di non vivere dimensioni che poi non capiscano quello che la gente sta vivendo. E la gente oggi soffre, la nostra famiglia soffre, le nostre comunità sono disorientate. È evidente che in questo tipo di situazione gli obiettivi che a Varese si vogliono raggiungere diventano fondamentali, una strategia per andare a governare Varese, per essere punti di riferimento e protagonisti per Varese. Mi rendo conto da quello che ho sentito che ci sono parecchie difficoltà, ma capisco anche che noi non possiamo sottostare, non possiamo essere subordinati, non possiamo essere marginali rispetto ad un grande progetto che invece ha necessità di guardare a Forza Italia sempre come punto di riferimento e protagonista. Per cui su queste basi credo che sia importante adesso sentire l'amico Luca Marsico. No, ma c'è, scusate, c'è, no, c'è l'intervento del segretario uscente Roberto Puricelli, a cui direi di fare un grande applauso. Purtroppo tutte le belle cose che ha detto la Lara dimostrando il suo caratterino, appunto, tanto carina con quel caratterino lì, mi viene in mente Asterix e Cleopatra.